Benvenuti a questa edizione del telegiornale. Salvini fa il pieno a Pontida, questa è l'Italia che vincerà. Faremo opposizione con i referendum. Folla imponente al raduno del Carroccio, il leader sul palco con una bimba di Bibbiano. Mai più piccoli rubati. E aggiunge la flat tax al 15%, sarà il primo provvedimento quando torneremo al governo. Poi frena gli attacchi a Mattarella, bisogna portare rispetto. Insultato Gad Lerner, aggredito un videomaker di Repubblica. Spettro scissione nel Partito Democratico Franceschini. La separazione consensuale è una cosa ridicola. Appello a Renzi, questa è anche casa tua. Lui non si sbilancia alla Leopolda, parlerò chiaro. Di Maio propone un patto civico sull'Umbria, corriamo con il nostro simbolo, ma giunta senza partiti. La sfida del leader 5 Stelle al PD per le regionali di ottobre, sosteniamo un candidato fuori dalle appartenenze partitiche, è un programma comune, senza pretese di assessorati. Sì, D'Alèu, Zingaretti apre al confronto, Salvini sono disperati. Consiglio Superiore della Magistratura di Matteo per fare carriera a criteri simili a metodo mafioso. Il PM antimafia presenta la sua candidatura alle elezioni di ottobre per due nuovi togati. L'appartenenza a cordate è diventata l'unica possibilità di sviluppo di carriera. Poi aggiunge no a riforma punitiva, sorteggio e è incostituzionale. Attacco ai pozzi sauditi, Stati Uniti pronti a reagire se l'Iran attacca Riyadh, lo ha dichiarato Kellyanne Conway, consigliere del presidente americano. Il segretario di Stato USA Pompeo condanna Teheran, i Pasdaran minacciano le nostre basi. La Repubblica Islamica respinge le accuse insensate, secondo gli analisti ci vorranno settimane per ripristinare la produzione. Boris Johnson, Londra come Hulk, usciremo di forza dall'Unione Europea. Il premier britannico evoca il supereroe verde della Marvel, ma parla anche di progressi enormi dei negoziati. Sulla Brexit domani vedrà Juncker a Lussemburgo. Passiamo ad Hong Kong, scontri al corteo non autorizzato, la polizia usa i cannoni d'acqua. Nel quindicesimo weekend di proteste, migliaia di manifestanti sfilano dall'area dello shopping. Lancio di Molotov, gli agenti rispondono con getti di vernice colorata di blu. Tunisia al voto per le presidenziali, 24 i candidati. Seggi aperti per scegliere il successore di Essebsi, morto a luglio. Massiccio il dispositivo di sicurezza. Moto. Gran Premio di San Marino trionfa Marquez, Rossi è quarto. Il campione del mondo su Honda ha trionfato centrando il settimo successo stagionale. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.